domani. Passo la parola. Vi ringrazio tutti e dopo questi eccellenti interventi che hanno ampiamente esposto tutto il progetto, mi rimane insomma poco da dire. E nel mio piccolo a volte mi trovo a parlare con delle persone di fatti attuali, di cronaca, fatti bellici, e mi rispondono no, non mi interessa, non mi parlare di politica, non è una cosa che voglio ascoltare. E io rispondo, non è politica il prezzo del caffè, il prezzo della benzina, il conflitto bellico, non è politica. La politica non è solo quella che si fa tra i banchi del Parlamento o nelle stanze del governo. La politica è quello che io faccio tutti i giorni, e nel sociale la politica è anche il rispetto che ho per l'altra persona, la tutela. Se io avessi contezza, se tutti noi avessimo contezza della sacralità del corpo dell'altro, della psiche dell'altro, non avrei bisogno di una legge che impone il comportamento, che prescrive delle sanzioni nel caso in cui io possa violarla. La cosa che poi mi fa onore nella mia professione di avvocato e che incontro tante persone che non si girano dall'altra parte, e qui abbiamo tutti i rappresentanti delle istituzioni che si impegnano tutti i giorni nella loro vita, nel loro lavoro, impegnano il loro tempo, la loro famiglia, la sacrificano, così come anche i miei colleghi tutti dell'avvocatura ed in particolare i colleghi del Comitato delle Pari Opportunità, perché non è un obbligo far parte del Comitato delle Pari Opportunità, anzi è un impegno serio, e tutti noi l'abbiamo preso con coscienza e grazie al Presidente che ci guida in maniera egregia e in ogni evento. E non solo nel mio lavoro, ma anche nel mio sociale, poi ho la fortuna di avere delle persone splendide e di conoscere delle persone splendide che si interessano. E quindi la professoressa Ilaria Neri e il maestro Sergio Gotti sono stati subito colpiti dal progetto della procura, del tribunale, delle ASL, per l'apertura dello sportello, e mi hanno supportato e abbiamo pensato a come poter essere utili nel nostro piccolo. E il maestro Sergio Gotti ha realizzato questa meravigliosa opera donata dalla professoressa Ilaria Neri, che nel suo ruolo di anche di amministratore pubblico, insomma, impegnata nei servizi sociali ed è sempre presente. L'opera, leggerò la descrizione dell'opera che viene donata, e invito la professoressa Ilaria Neri e il maestro Sergio Gotti. Rappresenta la donna. Tutte le figure in generale sono realizzate con alluminio a specchio, poiché in ognuna potremmo riflettere noi stessi, nel bene e nel male. Quelle figure poi possono avere una doppia lettura, possono rappresentare i piccoli uomini che schiacciano facilmente, fisicamente e psicologicamente la donna, fino a trascinarla in un labirinto dal quale sembra impossibile uscire, ma possono allo stesso tempo rappresentare l'occhio di chi osserva l'opera, chi possiede l'altro capo di quel filo invisibile che parte dalla propria testa e le permetterà di trovare la via d'uscita e finalmente la libertà. Io mi auguro di essere tutti quanti dall'altro capo del filo e di tirare tutti insieme affinché si crei una coscienza sociale. Grazie. Grazie al team e al nostro curatore capo, c'è già un corso di PG presso la sala
dei carabinieri qui di Velletri, a cui ringrazio sempre le forze armate, sempre presenti e attive con noi. Ma soprattutto domani passerà presso il Consiglio dell'Ordine l'autorizzazione a un corso di formazione per gli avvocati dell'Ordine di Velletri.